Salve a tutti ragazzi, I'm Paper Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Super Mario Bros. Wonder. Prendiamo subito Luigi, signori. Voglio prendere Luigi e poi riprendere Mario qualora dovessimo fare l'ultimo livello, livello finale, perché effettivamente, come vedete, siamo qui, siamo quasi arrivati dinanzi a Bowser, di nome Castello di cognome. Bisogna fare questo livello che lui ci ha preparato, Festival dei Pugni, il ritmo del re di difficoltà 4. Questi livelli sono tutti di difficoltà 4 e quindi ragazzi, insomma, niente, bisogna un attimino arrangiarsi, tra virgolette arrangiarsi. Porca troia ragazzi, questi i pugni del re, ma per davvero ragazzi, questi, attenzione, cazzo, occhio qui. Oh, dove mi porti? Cioè, tutto questo casino per farmi prendere delle monete, mamma mia. Oh, anche un po' troppo, un po' too much, signori. Ok, ci siamo. Qui distruggerà tutto sicuramente. Mamma mia, ragazzi, stiamo qui sotto, per l'amor del cielo, proprio. Ah, mamma mia, meno male che non arriva qui sotto. Meno male, non arrivano qui sotto questi pugni. Mamma mia, attenzione ragazzi, però. Ma mi fai saltare? Non ho capito che cazzo servono queste, queste tipo molle, queste piattaforme. Ah, cambiano. Ok, cioè se io le gonfio allora arrivano. Ok, ho capito. Se le gonfio, ragazzi, se le gonfiate vi permettono di andare avanti. Attenzione qui. Ma qui raga è un casino bestia. Tira monete come sempre. C'ho la spilla della tira monete perché mi piace. Io riprenderei subito l'elefante, ragazzi. Cristo del signorino Young. Ok, ci siamo però, dai, ci siamo. Dai, questi cazzi. Va bene, forse è meglio senza elefante. Questo livello forse è più dinamico senza l'utilizzo dell'elefante. Sono solo scuse che sto inventando perché ho perso brutalmente l'elefante, vaffanculo. Dai, qui. Cioè, già prendere questa prima moneta non è semplice, raga. Cioè, bisogna fare un trick assurdo su questo coso. Dai, però, frate, non si fa così, però, fra. Proverei a fare così, tipo. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, prendiamo anche la bandierina. Mamma mia. Io per correttezza lo riprendo sempre, insomma. Sapete, se no mi sembra di barare quasi. No, potevamo prendere benissimo un'app. Peccato, però sono andato a sbattere come un trimone. Vabbè, capita qualche volta, ragazzi, essere trimoni. Capita. Una buona, sti cazzi, ma avete proprio rotto i coglioni. Comunque, state tranquilli, se uccidete questi pallottoli Bill bruchi, tipo, li chiamerò. Come vedete si ricreano, quindi insomma potete fare tutto, avete tanti tentativi ragazzi, non vi preoccupate. Potete fare tutto molto con calma, ecco cosa volevo dire. Perfetto, dai, distruggimi qui, zio. Bravo, fra, bravo. Ma, ah, attenzione qui però, qui me la sono data proprio in quel posto, me la sono data ragazzi. Ok, ci siamo, niente di così difficile. Sì, ci siamo proprio. E qui chiaramente si gonfia il tubo e si entra piano piano. Si gonfia il tubo, bello, si gonfia il tubo ragazzi, fantastico. Si gonfia la piattaforma e si va nel tubo, volevo dire, chiaramente, mamma mia. La visuale si allarga ed ecco qua che mi piomba addosso il fiore Wonder. E qui lo spettacolo di cui ci parlava Bowser. Avete visto la stance di Luigi prima? Ma fantastico, ragazzi.
Qui morite tutti, pezzi di merda. Merda, 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 ce l'avevo fatta, vaffangule. Mamma mia, non so come cazzo ce l'ho fatta, qui basta fare così, bimbi, top. Siamo piccolini, lo so. Utilizziamolo, vai, sto cazzo di potenziamento, chi se ne frega. Dai! Sto saltando nel momento sbagliato. Dai che ci siamo, fratis. Come faccio a rompere questo? Wow. Ah! Ah! Cristo! Oh, mamma mia, ragazzi, ma che delirio è, oh! Regà, che delirio è stato. Qui maxi schermi dietro, ma... Io ragazzi non so davvero bene, ancora c'ho da elaborare quello che hanno veramente realizzato con questo gioco. È qualcosa di sensazionale, quindi raga bisogna stare attentissimi però. Bomba! Che caldo ragazzi, c'ho un caldo che muoio. Il festival dei pugni al ritmo del re, o come cazzo si chiamava, completato. Ragazzi, devastante, delirante. Ho perso tutti i potenziamenti che potevo perdere, mi scuso. Ma devastante. Come vedete, 34 il numero e il conteggio dei semi-custodi. Sì, dei semi-custodi, ragazzi. Ho fatto un misto tra soli custodi e semi meraviglia. Dei semi meraviglia, scusate, non so perché li chiamo semi custodi, soli custodi a volte, boh. Comunque, presi 34 semi meraviglia presi, adesso ce lo dirà lui anche. Hai trovato tutti i semi meraviglia dell'arcipelago dei fiori con una ricompensa di 100. Ragazzi, poi tra l'altro bisogna spendere sti cazzo di soldi, perché se no poi dopo siamo fottuti. Vabbè, continuiamo ragazzi, ora non c'ho voglia di andarli a spendere. E qui bisogna fare ragazzi il gran finale. Oh, siete sopravvissuti al gran festival degli sganassoni. Sorprendente, non rallegratevi troppo. Quello era solo il numero di apertura. Il travolgente ritmo dell'evento principale scuoterà il mondo. Ma che dico, l'universo. Citazione a Galaxy, no. Nessuno potrà resistere, le teste si muoveranno, i piedi batteranno, il pubblico rimarrà tramortito. Signore e signori, è finalmente giunto il momento della mia enorme meraviglia. Preparatevi per il numero di Bowser. Si prega il gentile pubblico di accomodarsi presso il palco principale. Ok, frate, fammi vedere il tuo cazzo di numero, fammi vedere il tuo pene gigantesco, Bowser. Non vedo l'ora proprio di... Difficoltà 5, raga, non l'avevo mai visto. Lo scontro finale, Bowser sul palco, ovviamente noi siamo piccoli. Non importa ragazzi, lo faremo così, giochiamo con questo cacchio di personaggio, signori. Andiamo a fare il livello Bowser finale, scontro sul palco. Ho ansia? Per un cazzo ragazzi, però sono sicuro che sarà difficilotto questo, sì, sono sicuro. Eccolo il testina di merda, subito Bowser Jr. trasportato dal Kamek. Già in versione pirata della strada, bravi, ne avete fatta di strada. Vabbè, d'ora in avanti non scherzo più. Ho un biglietto in prima fila per il gran finale di Paparino. Non sarete certo voi a rovinarmi lo spettacolo. Ora vedrete
quanto grande e pericoloso posso essere. È l'ora della mia meraviglia super mega extra speciale. Emetti fumo? Ok, grazie, grazie. Ah, oh, i Goomba sono grassi, sono grossi, vabbè, capirai. Bene, si è autodistrutto, perfetto. Non ho capito bene che cazzo è successo, però. Qui la madonna, ragazzi, un po' esagerato, raga, secondo me. Ok, ci siamo, però, insomma, un po' troppo per quanto mi riguarda, zio. Eccoli, ecco la magia del grande Bowser Jr. proprio, lui, l'unico inimitabile, Bowser. La palla, signori, la palla chiodà. La madonna, stiamo attenti qui, Col cazzo che mi faccio prendere. Oh, madonnina, ma cosa succede? Troppa roba. Il fiore parlante, sei rimasto da solo, che ci dici? Ehi là, è mutato tipo, raga. Sono caduto dove? Che c'era un appiglio lì. Ma dai, non mi prendere per il culo, fra. Che mi devi tutto il coso da capo ora, no. Ah, vedete che se li saltate sopra e basta, si smezzeranno, raga. E poi diventeranno, insomma, sempre più piccoli fino a che non diventano. Uno grosso equivale a quattro piccoli, insomma, mettiamola così. Occhio che vi schiaccia! Dai, Cristo, però, Mario, scendi! Cristo, puoi scendere, per favore, come Dio comanda? Oh, qui entriamo qui dentro, per favore, se non vogliamo essere uccisi male. Ok, fermati, Dio buono. Il dragon, il super dragon. Portami dove vuoi, amore. No, fa solo un giro in tondo, ok, va benissimo. No, no, mi porta, ragazzi. Il drago delle meraviglie. I blocchi asta del cacchio, wow. Ah, è proprio un mashup di nemici, che bellezza. Madonna, le mantimire, madonna, ragazzi. Non, speravo di non rivederle mai più, in realtà, però vabbè. Mamma mia. Sì, ho capito, però fammi fare, per favore, fammi fare il livello. Per favore, fammi fare il cazzo di livello. Ecco, assicuratevi di distruggerli con lo schianto a terra se volete eliminarli subito questi Goomba. Ma come vediamo anche dai contorni, signori, qui ci troviamo proprio in una meraviglia. Quindi è come se il Fiore Wonder fosse già stato attivato dall'inizio da Bowser. Come vedete, questi contorni non sparaflesciosi, è proprio così effettivamente. Dai, concentrazione però, raga, scusatemi, ma qui mi devo veramente concentrare per evitare le mantimire, perché qui sennò... Anche perché lo scenario è a scorrimento, quindi bisogna stare molto, molto attenti. Male per ora. Si spinge? Si spinge la statua? O è Bowser veramente questo? No, è una statua, infatti. Oh cazzo, via, il fuoco, eh sì, dai che ce la facciamo. Un mashup incredibile. Oh mia, che cazzo di mashup, ragazzi. Oh mio Dio, svolazziamo in aria. No? Minchia, mi immagino dopo quanto sarà difficile. Evitiamo l'antimateria per l'amor del cielo. In realtà non è antimateria, ma è acido che vola. Bolle d'acido vere e proprie. Occhio che qui finirà, Dove cazzo siamo, raga? Eccoli i tubi. I tubi semoventi. Cioè, ci portano veramente... Ci indirizzano verso il combattimento finale, questi tubi. Bandierina, mamma mia, ragazzi, abbiamo preso la bandierina. Mamma mia, signori, abbiamo preso la bandierina. Ci siamo, eh?
Mamma mia, Mario gli fa male la testa dopo sti salti. Che cazzo di salto! Ci siamo, raga, ci siamo, eccolo qua. Mamma mia, veramente uno stage, un palco, veramente. Siamo su un cazzo di stadio. Eccolo, ragazzi, Bowser Castello. È ancora in versione castello. È tipo Boulder Geist di Super Mario Galaxy, raga. Muahaha. Grazie a tutti per essere venuti. E scusate l'attesa. Pronti a lasciarvi travolgere dal mio ritmo inebriante? Il mio gran finale farà tremare le fondamenta dell'universo e il pubblico andrà in visibilio. È l'ora del numero di Bowser. Mamma mia, come gasa Bowser. Via, muahaha. Mi gasi Bowser, devo dire, guarda. Ti voglio fare la pelle, ma mi gasi. Ma raga, io alzo la cazzo di musica qui. Ma che cazzo succede? Boia, la lupa, raga. Mi sto sbrodando. Ti spacco, cazzo. Vada, ti distruggo quelle manacce. Attenzione, Mamma mia, ti distruggo. Ma guardatela che balla. Elefantino? Bisogna saltare bene, eh? Bene! Quattro mani? Tre mani? Ok. Si protegge il figlio di merda. Ma beccati questo. Dai, due insieme lo devo prendere. Occhio, eh. No, ho sbagliato. Ma beccati questo, dai. Dai che stiamo andando benissimo, signori. Ok, qui bisogna solo evitare, eh. Bollina. Come cazzo ho fatto ad evitare? Non lo so. Oh, ma dai, bello. Ragazzi, cazzo. Che adrenalina, ma è bellissimo, tutto ciò è fantastico. Cazzo. Non ti proteggevi più, eh? Oddio. Non ti permetterò di lanciare queste cazzo di palle acuminate, fra. Bene, va bene, va bene.
Madonna, ste mani. Dai. Boom! Sei finito, fra. L'ultimo bottone da premere, ragazzi. Bisogna impegnarci adesso. Prendiamo subito l'elefante. Occhio. Dai che ce la facciamo senza eliminare tutto. Ah! Non me l'aspettavo. Dai. Dai, cazzo! Ciao. Eccolo, l'ultimo seme supremo dell'arcipelago dei fiori, signori. Ora c'è Bowser Junior. Ah, fa ritornare tutto normale, assorbe la meraviglia di Bowser. Oh, tutti quanti, belli che siete, ma fantastici. I miei semi belli gonfi. Oh, ristabilite la pace nel mondo. Io, ragazzi, devo dire, una boss battle così... che mi ha tenuto proprio magnetizzato veramente sullo schermo, io non l'avevo mai vista. Una boss battle che mi tenesse così incollata allo schermo, ragazzi, strepitosa a livello musicale, a livello di gameplay, a livello di tutto, strepitosa. Facile, molto facile, perché comunque ho perso, mi sembra ho subito danno una volta e basta, o due, ma... strepitoso. Mi mostrano il culo. Ah no, i petali, ah. Tutti felici, belli che siete. Proprio il maestro c'è anche lì, pezzo di merda, t'ho visto. Oh, è bella anche il Florian. Un cazzotto nel muso a Florian, no. Bene, dai, bene, benissimo ragazzi. Si è completato il mondo. E qui ovviamente i classici titoli di coda. Però ci... bisogna prendere le stelle, signori. Bisogna prendere le stellinzes. Facciamo il punteggio completo? Non credo proprio. Infatti, ragazzi, già oggi Hondo ce lo siamo giocati. Ecco, ma ora mi... Madonna, ragazzi, che cazzo succede? Oh, troppa roba. Sti cazzi di poppi di merda qui, come cazzo si chiamavano? Mamma... ah, e qui è uguale, una sorta di mashup di tutti i vari livelli, tutti i vari cosi dei semi meravigliosi. Vabbè, avete capito, insomma, non riesco nemmeno più a parlare dopo la battaglia di prima, ragazzi. Che dire, è stato veramente un gioco sensazionale, ancora non l'abbiamo finito, ne sono coscientissimo, però è veramente stato qualcosa, è stato qualcosa di bellissimo. Io sono contentissimo di avervelo portato, è uno dei primi giochi, anzi secondo me è forse il primo gioco moderno che ho portato in tutta la storia del mio canale YouTube e sicuramente il primo gioco che ho portato all'uscita.
e lo aspettavo con trepidazione. Devo dire che le mie aspettative sono state soddisfatte, e come, signori, e come sono state soddisfatte, ma anche, raga, più che soddisfatte. Cioè, io ho giocato a qualcosa di bellissimo, questo gioco è fantastico. Lo consiglio a tutti veramente gli amanti di Super Mario, lo consiglio, e come, e è abbastanza facile, appunto, ripeto, rispetto agli altri capitoli, ma comunque secondo me uno dei più godibili in generale, e visivamente parlando, raga, è qualcosa di strepitoso, è qualcosa di spettacolare, è qualcosa che ti fa veramente godere come pochi. Io ho goduto davvero tantissimo ogni livello, fino alla fine, dall'inizio alla fine ho goduto, non c'è un livello che non mi sia piaciuto, ragazzi, e io sono molto critico, quindi quando c'è da dire le cose negative le dico, ma anche questi livelli così, ragazzi, dei ninja che bisogna fare le cose a tempo, cioè bellissimo, questi livelli sono veramente qualcosa di sensazionale. E sono veramente originalissimi, devo dire la verità, non sarà mai visto niente di simile. E mi è piaciuto il fatto che si riprende anche tante meccaniche dai precedenti giochi della serie, tipo Super Mario World, Super Mario Land. Insomma, io ora non sono un espertissimo, però sono sicuro, ragazzi, me l'avete detto anche voi, che tanti nemici, tante dinamiche di gameplay sono state riprese proprio da quei giochi vecchi, amati così tanto dai fan della saga. Quindi, signori, è veramente una summa di tutto quello che Nintendo ha fatto finora con la serie platform di Super Mario, quindi i vari Super Mario Bros. E devo dire che non potevano fare niente di meglio. È difficile superarsi, l'unica cosa che secondo me possono fare è aumentare leggermente la difficoltà, però, ragazzi, io ancora non dico niente, perché secondo me i livelli del mondo speciale saranno tosti comunque, quindi insomma non giudichiamo ancora la difficoltà del gioco se dobbiamo ancora finire definitivamente il gioco al 100%, mi raccomando, insomma sicuramente ne troveremo, raga, mamma mia che cazzo succede, sicuramente troveremo ancora delle difficoltà e ne vedremo delle belle nel mondo speciale. Io l'ho lasciato alla fine, però ci sarà da bestemmiare sicuramente, e non poco. E io ringrazio in definitiva voi e tutti quelli che avete visto questa serie dall'inizio alla fine, ragazzi, io vi ringrazio e spero che vi sia piaciuta, spero che sono riuscito a portare comunque questa serie in un certo modo, sempre la porto ovviamente, ragazzi, con il mio stile, sicuramente, che è uno stile volgare. Io mi piace, ragazzi, dire le cazzate, mi piace dire le parolacce, lo sapete benissimo come sono fatto, però alla fine io gioco così, non me ne frega nulla alla fine, però nonostante questo gioco sia un po' più adatto ai bambini, possiamo dire, o comunque ai ragazzetti, però, ragazzi, non è adatto a tutti. Questo è veramente un gioco che, se sei amante di Super Mario e amante di videogiochi in generale, secondo me questo gioco te lo godi, anche se sei di tutte le età, veramente, dagli 0 ai 99, forse 0 no e nemmeno 99, perché sennò insomma. E quindi quindi ringraziamo chiaramente Mario anche questa volta, e vediamo un pochino che fine fanno i nostri cattivoni di turno. Distrutti proprio. Oh. Tutto è bene quel che finisce bene. Lo dico anch'io, sì. Torna a trovarci. Ovvio che lo farò. Fine, ragazzi, abbiamo finito qui il gioco. Che capolavoro, devo dire, veramente un capolavoro, sì, e ripartiamo chiaramente dall'inizio, e ecco, abbiamo completato il gioco e ci meritiamo una medaglia, in tutto ne abbiamo una. I livelli che non hai trovato sono indicati con punto interrogativo nello schermo, livelli, all'Emporio di Poplin sono disponibili delle nuove spille, signori. Vediamo un pochino che ci dice però il principe Floriano. Oh, tornare qui mi ricorda quando abbiamo iniziato il nostro viaggio. Abbiamo visitato moltissimi posti e raccolto un sacco di semi meraviglia. Forse però ci sono ancora dei semi meraviglia o delle monete fiore da 10 da raccogliere. In tal caso sarei felicissimo di continuare a cercarli. Perfetto, ragazzi, allora io credo che noi abbiamo veramente completato tutto. Prima di concludere l'episodio però andiamo a rifare un excursus, ma tanto, ragazzi, credo che
si è completato veramente tutto. Ecco, vedete, no, qui Emporio di Poplin ci manca qualcosa. Lui ci dice che ci manca qualcosa nell'Emporio di Poplin, ma forse perché bisogna prendere tutte le spille varie, e ovviamente lo faremo, non vi preoccupate, completeremo tutto il gioco, nel senso che prenderemo anche le spille qui anche nei due Empori di Poplin del monte Puff Puff, esatto. Però insomma, per ora limitiamoci a vedere se abbiamo preso tutti i bollini rossi. Come vedete però sono scomparsi anche i bollini blu dai vari mondi, quindi questo vuol dire che sicuramente c'è da fare, ragazzi, c'è da prendere delle cose negli empori dei Poplin. Ci andiamo subito a vedere, ragazzi, perché sono curioso a questo punto. Qui c'era il tubo, sì, va bene, andiamo veramente a vedere se abbiamo missato, cosa c'è da comprare e qual è appunto il requisito per il completamento. Andiamo a vedere, Emporio di Poplin, c'è qualcos'altro sicuramente, vendi di tutto, in cambio di moneta, sì, vabbè, lo so che cazzo fai, eh. Ok, ragazzi, a tutto elefante, vedete che ci sono delle spille nuove. Eh sì, ci sono proprio delle spille nuove, a tutto elefante, qualsiasi potenziamento raccogli si trasforma in elefante, che figo, lo compriamo ovviamente, ragazzi, compriamo anche a tutto fuoco, ovviamente la stessa cosa solo per il fuoco, a tutta bolla la stessa cosa solo per la bolla e a tutta trivella la stessa cosa solo per la trivella. Secondo me questi potenziamenti si potevano trovare dappertutto, in tutti i mondi, quindi adesso, ragazzi, secondo me sono completati veramente tutti i livelli, tutti i mondi. Andiamo a vedere. Completato, ragazzi, tutto completato. A parte, ovviamente, il mondo speciale che affronteremo nel prossimo episodio. Bisogna affrontare tutto del mondo speciale, ragazzi, e ne vedremo delle belle. Sicuramente non lo farò in un episodio e basta, ci metterò almeno 2-3 episodi, però ragazzi, 2-3 episodi ci separano dalla fine di questa incredibile serie. Io vi invito a proseguire appunto la visione e a restare sintonizzati nel mio canale, ragazzi. Ogni giorno alle 14 esce un nuovo video, non è detto che sia di Super Mario Wonder, ma è molto probabile visto che questa è la mia serie principale per ora. Quindi, signori, vi invito a rimanere sintonizzati. Se vi è piaciuto però questo episodio, mi raccomando, mettete un bellissimo like, iscrivetevi e commentate se volete supportare il mio canale. Da Peperu Zorbet è tutto, io vi ringrazio ancora infinitamente un'altra volta e noi ci vediamo nel prossimo episodio Mondo Speciale. Ciao a tutti!